Pazienti in tenera fetale, e questo danneggia i muscoli e li fa diventare.
riassume un po' in maniera molto semplice l'origine proprio della malattia. E il Gami è nato da madre portatrice sana, nel senso che la madre era portatrice ma non lo sapeva fino a che è stata diagnosticata questa incinta verso gli 8 anni. Quindi lui i primi anni della sua infanzia li ha trascorsi normalmente, con le corse, con i giochi, con tutte le attività che fa un qualsiasi bambino della sua età. E poi sono diventati dagli 8 anni in poi tutto sul periodo. Diciamo che nella sua vita i suoi grandi occhi azzurri sono stati il vero suo punto di forza. Ecco. Lui infatti, grazie anche all'evolversi della tecnologia, è riuscito a comunicare il suo mondo interiore, tutte le sue emozioni attraverso proprio gli occhi. Come direte voi, lui a casa è dotato di un rilevatore oculare che fissa il suo sguardo e una tastiera virtuale, in cui digiti proprio i tasti, ma che rileva proprio la sua rutina, fissando lettera per lettera, lui compone le parole, compone poi i tanti testi che mi trasmetteva e io poi andando molto anche sulla scrittura, ma pur mantenendo sempre fede ai messaggi e i contenuti che lui intendeva poi trasmettere e comunicare, ho formato poi montato poi i suoi racconti nei video, di cui parliamo oggi. Se mi pare, hai portato un filmato per vedere se funziona anche completamente. Esatto, anche qui ho una presentazione un po' multimediale, perché so che voi ragazzi siete anche appassionati, diciamo, di tecnologia e piuttosto che magari monologhi, sentire tutte le parole, preferite vedere e anche capire meglio nella pratica. Allora, il filmato è mangiato, sì. Brevemente a casa sua, è meglio. Questo è Gianni nella sua postazione tecnologica a casa, sotto come vedete al PC, mentre sopra questo schermo. Nello schermo, se vedete in alto a destra, c'è proprio una piccola finestrella verso il paese che ha ingrandito il foglio, diciamo, e in cui lui è posizionato esattamente, per cui questo rilevatore oculare rileva proprio la posizione del suo occhio e quindi dove punta l'occhio lui sulla tastiera. Nel puntare la lettera, il rilevatore poi lo scrive e in questo modo lui ha poi tutte le icone social, quindi tutte le idee, proprio WhatsApp, Instagram, Facebook, ha veramente YouTube, lui ha proprio tutte queste icone che solo con gli occhi, stando praticamente immobile seduto, riesce a cliccare. Quindi ecco qui aveva scritto un messaggio, vanno girato questo piccolo video, proprio per fargli capire un po' la disposizione, non è come noi ci mettiamo al computer e scriviamo normalmente. Allora, il libro è un libro autobiografico, in cui quindi c'è tanta realtà, perché si parla della vita, quindi di Gianni, e sicuramente molto talmente è più dolorosa, perché realmente prima è stato sottoposto a tante operazioni, ha provato tante sofferenze, insomma. Però in realtà c'è anche tanta speranza in questo libro, anche perché grazie alla ricerca magari questa malattia potrà trovare una soluzione, o meglio si potrà facilitare il futuro per altre persone in caso di questa malattia. Il ritratto del libro infatti abbiamo deciso di destinarlo all'associazione Duchenne Parent Project, che è un'associazione che si occupa proprio di pazienti e di genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne, o Becker, sia per contribuire alla ricerca scientifica, ma anche di affiancamento alle famiglie. Perché? Perché questi soggetti, queste persone, diciamo, con disabilità, devono essere, hanno bisogno di un sostegno e di un supporto costante. Essendo immobili, per qualsiasi necessità, hanno bisogno comunque di una persona anziana, può essere il genitore, può essere comunque un amico o un aiutante, un collaboratore. E quindi anche proprio per
situazione, l'associazione si occupa anche di questo genere di attività. E poi Luigiano ci teneva che dicessi che questo non è un libro triste, un libro come si potrebbe facilmente ben immaginare, trattandosi parlando di una persona con disabilità, quindi una persona appunto che ne ha passati tante, ma il libro è anche carico di tanti momenti luminosi, come dice lui, del sole, lui ama il sole, adora il sole, uscire a fare passeggiate in mezzo alla natura, godersi proprio del tempo sereno e di giorni anche felici, perché la vita, lui ha detto proprio di specificarlo, è comunque bella nonostante le difficoltà. E se lo dice Gianni, bisogna proprio crederci, perché dopo tutto quello che ha passato, riuscire a tornare una osservazione del genere fa riflettere. Poi il valore aggiunto di questo libro, anche per collegarsi un po' al tema della natura, al tema del tempo, del sole, è sulle fotografie. A questo libro abbiamo potuto abbinare 35 scatti, sempre di Gianni, che lui ha scattato sempre avvalendosi degli occhi. Come? Anche qui, sulla sua carrozzina è stato montato un supporto speciale per poter appoggiare la sua reflex, che è una macchina che l'ha usata come tanti anni, però posizionata sulla sua carrozzina. E anche qui, tramite gli occhi, lui inquadrava, zoomava e catturava l'immagine che intendeva poi fermare e scattava la sua fotografia. Noi abbiamo una collezione di scatti abbastanza ampia, perché poi all'inizio, quando abbiamo realizzato il libro, voleva abbinare delle sue fotografie autobiografiche proprio. Però secondo un libro anche un po' artistico, che è Gianni, visto che tu hai questa passione della fotografia, girati una cinquantina di scatti migliori. E poi vediamo la metà corretta di abbinare, così come se fosse un piccolo quadretto, una tua fotografia senza mettere didascalie o puntualizzare chissà che. Le abbiniamo perché sono veramente delle fotografie belle, con dei colori unici. Ci sono scorci della Francia corta, lui percorre quasi tutti i giorni la pista per le montagne, che collega Colonia con Cambio. Con la sua mamma, perché poi deve essere appunto sempre accompagnato, e la sua mamma quotidianamente lo accompagna in questa pista per le montagne, e lui con i suoi occhi è catturato sempre dalla natura, dal particolare. E non solo della Francia corta, perché abbiamo tanti sul Monte Orta, ad esempio, questa è sempre una camminata più di montana, dove c'è un andare ai sassi, i ragionali cappuccini, questa è la campagna di Colonia, di Caglio, veramente lui ha un guaso proprio artistico, cattura particolare. Poi ci sono anche delle foto del mare e della montagna, quando si potevano non più allontanare, perché magari anche la sua situazione di salute che lo permetteva, faceva anche i viaggi la montagna, allontanandosi anche qualche ora, e adesso invece si concentra più sul territorio dove abita, circostante. Però sono veramente scatti molto, molto piacevoli, e che non si direbbe siano scatti da una persona praticamente immobile, ecco, cambia sempre gli occhi, ripeto, la sua potenzialità è lo sguardo, ecco, gli occhi, pur non potendo fare molto altro, purtroppo a causa di questa distopia, però ci sono davvero degli scatti stupendi. Esatto. No, perché quando magari stiamo concentrati. Ci siamo confrontati, glielo dice. Noi tra l'altro abbiamo abbattuto un po' qui la diciamo un bando proprio degli articoli di Stati Uniti, e c'è anche un suo quadretto, ecco, questa è un'immagine con cui lui ha avuto un concorso provinciale, cioè di questa la provincia, dove è stato associato con il discorso l'Albesi. E lui, da persona comunque con disabilità, ha partecipato e ha sbagliato tutti
gli altri fotografi magari professionisti o professionali. E quindi anche qui si è fatturare proprio l'estensa, perciò non c'è proprio, ci insegna che non c'è limite al limite, passatemi la frase. E la curiosità, il nostro mondo dalla curiosità. Questo, la foto di prima si ricollega un po' al discorso contro la violenza sulle donne, perché lui è molto sensibile anche alla violenza sulle donne. Esatto, avevamo organizzato anche diverse mostre contro la violenza sulle donne, mostre fotografiche, mostre che facevano proprio riflettere, perché lui è proprio sensibile verso il genere femminile, ne parla ripetutamente. C'è un capitolo dedicato alla violenza sulle donne, c'è un capitolo dedicato alla tua mamma, per esempio, perché la tua mamma è la donna per eccellenza della sua vita, fatto da mamma, da amica, da educatrice, da infermiera, da psicologa, proprio di tutto e di più. E c'è in questo, che è uno dei miei capitoli preferiti, bisogna anche sfuggire questo particolare, proprio si coglie la sensibilità di grandi nei confronti della sua mamma, che di fatto ha sacrificato, ma in senso buono, la sua vita. E ha voluto rinforzare un po' tutte le abitudini che hanno le persone normali, che hanno le mamme comuni, nei confronti di un ragazzo che invece ha bisogno di un'assistenza continua, di attenzioni particolari e anche di una preparazione. E adesso respira attraverso il respiratore artificiale, H24. E quindi se si dovesse per dire fermare il respiratore, la mamma deve prontamente intervenire tutti questi ricambi, non so, cioè, serve proprio anche una preparazione in base per affrontare queste persone. E poi non solo, perché lui è circondato da amici di tutti i tipi, a Bologna io credo sia un'istituzione, esatto. Perché davvero è molto presente sul territorio con la sua carrozzina, lui va, viene, torna, sbriga, sempre accompagnato dalla mamma. Però è proprio, sa il valore dell'amicizia, sa coltivare delle amicizie. Ha tanti amici virtuali, perché poi noi abbiamo anche creato, abbiamo realizzato una pagina Facebook ad hoc, proprio dedicata al libro, diciamo, che per chi volesse, quello che volesse approfondire, non so, l'argomento, restare aggiornati sulle varie iniziative, assolutamente del libro, e praticamente mi ha creato questa pagina Facebook in cui ci sono anche i riferimenti per contattarci, per contattare Gianni in particolare, per chattare con lui, magari anche perché lui è spesso collegato, è spesso connesso, e quindi si può rivolgere direttamente a Gianni, una prima, una domanda diretta, e lui risponde immediatamente. Sì, la pagina Facebook è questa, proprio si chiama come il libro Fortunato con i Gianni. E qui se volete andare a sbirciare, c'è adesso l'unica parola, perché voleva fare la pagina Instagram, perché i ragazzi sono più collegati a Instagram da Facebook, capito? E quindi ecco, diceva appunto, adesso creiamo parallelamente la pagina Instagram, così per qualsiasi iniziativa, qualsiasi lui oltre a creare una pagina adesso è già 2 anni, serve a sottolineare la raccolta di questi punti di iscrizione, di 10 euro, mi è data la maglietta, c'è una camminata di base e da così ci va anche cucinando, perché a parte il laboratorio magari c'era il primo, in piazza c'era il secondo, niente, c'era sempre il paese, era una camminata che lui apriva e lui accoglievano davvero anche dai paesi vicini, anche 1000 persone hanno partecipato, tutto scopo benefico, tutto per riunire le persone, fare del bene, trovarsi, fare qualcosa di utile, camminare, ma anche così c'è la amicizia, la vera amicizia del genere.
10€, che è un prezzo un po' fittizio, nel senso che abbiamo messo un po' per comodi qua, lo destiniamo all'associazione Parent Project, tra l'altro è un'associazione nazionale che ha sede a Roma. E esatto, trovate anche riferimenti a un sito se volete anche approfondire o sapere di più sull'attività che fa questa associazione, a un sito dedicato e poi comunque a Gancio Polizia d'Italia, ad esempio era un collegamento con una ragazza di Milano che seguiva un po' la zona di Milano e faceva gli esami, quindi è un'associazione non locale, così un po' spiegativa, ma proprio importante e costituita. Poi così per un attimo gli altri a parole, non per riassumere un po' tutta, sia l'ideazione che la realizzazione del libro, abbiamo realizzato un breve cortometraggio in cui si ripercorrono un po' le tappe appunto di questa creazione. Lo vediamo così, magari capite meglio un po' anche il progetto. C'era talvolta anche dietro una grave malattia. Zammare Fortunato, meglio conosciuto come Zammi, custodiva da tempo un sogno sotto chiave in un geloso cassetto, convinto che questo sogno non potesse mai vedere luce, quella stessa che Zammi ha cercato e inseguito per quasi 40 anni, per tutta la vita. Yeah.
quando io e Anna ci siamo trovati per preparare questo incontro, mi raccontava che appunto lei e la madre stavano aspettando l'arrivo di questi libri. Avevano fatto un primo step di 500 copie, giusto Anna? Sì. E il problema era dove posizionare queste 500 copie. Il furgoncino della GLS arriva a casa di Anna e praticamente era in tutto il periodo di Natale, 2019, sì, insomma. E praticamente Anna, sotto l'albero di Natale, al posto dei regali, aveva tutti questi scatoloni di libri, perché giustamente non sapendo dove posizionarli, erano stati messi sotto. Anche perché veramente l'entusiasmo che questo ragazzo ha, permetto ragazzo, perché è un abile ragazzo, di 43 anni, è una cosa incredibile. Anna gli ha raccontato alcune cose, poi adesso leggeremo anche alcuni passaggi del libro, quindi chiederò a Anna alcuni commenti. Però anche nei giorni di preparazione scrive anche a me alcuni messaggi, mi piacerebbe venire ma non posso, spero che i ragazzi non si stufino, quindi era molto preoccupato, molto teso anche per questa cosa, quindi ve lo dico sinceramente perché ci teneva molto, nel senso a passare i suoi messaggi, le sue idee, e anche veramente se qualcuno avrà voglia anche cominciare a sbirciare il libro, la sua storia, ci sono mille episodi, mille situazioni anche che ripercorrono un po' la sua vita dall'adolescenza. Un primo passaggio che voglio leggere a Anna, proprio parlando di scuola, riguarda il periodo quando lui andava elementari barbabiglie. Quindi, proprio per la sua condizione fisica, lui era soggetto a bullismo, era preso ovviamente purtroppo in giro dalle persone che si circondavano. E lui quindi si pone il dubbio di come si potesse reagire a questa situazione. E vi leggo quello che lui ha scritto sul libro. Sicuramente uno degli errori più frequenti che mi capitava di commettere era quello di reagire. Solo col tempo capii poi il mio sbaglio, quello di cadere nella trappola di stare allo sporco gioco, aggravando soltanto la situazione. Avrei dovuto starmene tranquillo e lasciarmi scivolare addosso anche le più pesanti cattiverie. E non si trattava di subire, ma di porsi ad un livello diverso, sicuramente superiore, rispetto ad un male che tutt'oggi purtroppo dilaga e che si chiama bullismo. Anzi, una cosa sì, avrei potuto fare e la ritengo l'unica utile per uscire. Segnalare questi tristi episodi direttamente per i genitori e gli insegnanti, in caso essi non si fossero già puntualmente accorti, attraverso qualche campanello d'allarme o magari riscontrando in noi anche dei minimi segnali di disagio. Ci chiedo Anna un po', magari su dirmi due parole di questa situazione, come viveva questi atti di bullismo. Sì, sì, sì. Allora, tra l'altro quando abbiamo scritto in questo capitolo abbiamo un po' filtrato, nel senso che lui, quando ha voluto un po' contestare tutta la sua vita, tutta la sua esistenza, mi diceva le cose proprio come stavano, nude e crude, e quindi io poi dovevo un po' calibrare la forma perché poi si potessero scrivere, si potessero trasmettere, comunicare a un pubblico. E quindi quel passaggio, come anche in altri capitoli, lui era molto diretto, aveva un ricordo molto fresco di delle cose che aveva passato. E lui ha sempre sottolineato l'importanza di chiedere aiuto. Infatti mi sono andata a prendere il testo che prima abbiamo letto, in città dell'incontro, e lo dice anche nel testo che gli arrivò. Quando vi sentirete persi per vari problemi che la vita ci riserva, non esitate mai, neanche per un solo minuto, a chiedere aiuto. Lo stesso vale anche quando vedete un amico o qualsiasi persona in difficoltà. Fermatevi, sempre che siate sempre disponibili a aperti, a farvi avanti, a porgere il vostro generoso sostegno. Probabilmente anche in queste poche righe si sintetizza un po' il suo atteggiamento. L'atteggiamento di una persona che ha subito, ma che superando questi momenti così un po' bui, gli ha tramutato in forza, gli ha tramutato in consigli anche da distribuire a voi.
supporto, scegliete voi che persone a cui rivolgervi, non è che dovete per forza chiedere ai genitori o piuttosto che all'insegnante, potete scegliere voi, ma l'importante è parlare, non chiudersi. Lui così ha fatto e così ha superato anche tanti atteggiamenti sgarbanti, magari proprio di subire, senza colpevolizzare nessuno, però probabilmente anche un po' il caso dell'immaturità, un po' magari la scarpatezza di fondo, lo avevano ferito. Poi non c'è solo del male, perché poi lui anche nella scuola gli ha raccontato dei episodi invece di compagni che lo aiutavano, magari, non so, anche solo il fatto di doversi mettere i guanti per uscire, lui il primo tempo era a scuola a piedi con la sua carrozzina, non distava molto la scuola media per dire da casa sua, però era un bel tratto di strada, gli inverni erano anche un po' più rigidi rispetto magari a quelli attuali, e quindi aveva bisogno anche lui di mettersi la carta, di mettersi i guanti, la cuffia. Un episodio molto bello. Lui dice che si poteva
vai amici, quindi se nel gruppo di amici ha quello che lui non è che si tirava indietro perché diceva la mia condizione non me lo permette, stava al passo, stava al gruppo. E poi tra l'altro ci sarebbero anche tante altre cose da raccontare che poi un po' abbiamo filtrato, un po' abbiamo detto lo faremo in un secondo libro perché poi le cose non dette di Gianni potrebbero essere anche parecchie e così noi ci vediamo su, però effettivamente. Allora questo episodio adesso se non ho perso bene il ricordo, magari lo leggiamo. Adesso non mi ricordo la base. Raccontava questo fatto che lui, come diceva Anna, era un ragazzo che pur avendo le sue difficoltà di stare sulla carrozzina, ne parla addirittura, c'è una, per esempio, sprecciato con la mia carrozzina, potete immaginare quanto potesse andare questa carrozzina a 5-6 anni, però usava il termine sprecciare perché vedeva nella carrozzina proprio questo elemento di libertà, proprio. Perché lui racconta proprio che per tanti la carrozzina diventa un limite, diventa un vincolo, per lui diventava, quello racconta per esempio che lui è andato anche in visita a Monte Carlo, e sapete che se chi è appassionato di Formula 1, Monte Carlo è uno dei circuiti più belli, più particolari, e ha detto che lui, ed è un circuito cittadino, ha detto che lui si è messo proprio per correre in carrozzina, dice sprecciamo con la mia carrozzina, sul percorso che era delle auto di Formula 1, questo per farmi capire. Sì, sì, sì. Nel frattempo ho trovato l'episodio. Ve lo leggo direttamente, così lo sentite raccontato direttamente. Esatto, per le sue parole. Molto bello per modo di dire, particolare, se sì, comunque fa a intendere che esatto. È uno di noi, non è... Non l'aveva lì. Il periodo tra i 15 e i 19 anni lo ricordo come il più movimentato in assoluto, nel senso che, volendo o no, mi ficcai in un sacco di guai e ne combinai davvero di coppie di crude. Tra i tanti e diversificati episodi ricordo che a 17 anni arrivai persino a fumarmi uno spinetto. Ero in compagnia e non volevo restare indietro, insomma. Sebbene una cara persona mi avesse avvisato sulle conseguenze che poteva avere e scoraggiandomi a farlo soprattutto nella mia delicata condizione. Cocciuto come ero, e come sempre sono stato, mi dissi tra me, che male non farmi, si tratta solo di provare. Neppure il tempo di terminare il mio ragionamento di autoconvincimento che mi ritrovai di buona lena a farlo 1, 2, 3 figli. Nessuno mi fermava più, fino a quando la testa iniziò a girarmi, non poco, e con una sensazione di stranezza generale, decisi di andare a farmi un giro. La strada era diversa, prima illuminata dalla luce dei lampioni, poi buia completamente, e ancora tutto come a girare, fino a quando mi risvegliai direttamente al pronto soccorso. Appurai poi di essere stato trovato in mezzo moribondo e senza sensi in mezzo alla strada. Chi mi soccorse avvertì immediatamente i miei genitori con il mio cellulare che, ironia della sorte, mi era stato comprato proprio da poco. Inutile dire che i miei arrivarono in auto in un battibaleno e mi incapacitarono diretti al pronto soccorso, dove mi svegliai poco dopo chiedendo della mia mamma. Dai controlli non risultò nulla di grave, ma solo un forte improvviso calo di pressione che unito al grave spavento invece completamente abbandonare per sempre anche la sua idea di avvicinare la bocca mezza sigaretta. Ora molto partito. Sì, sì. Molto colpito. Ecco, non so se per guardare nel dettaglio, però... Nel senso che uno da un ragazzo, fino a non si aspetterebbe appunto un gesto di questo tipo. Ecco. Ma ce ne sono diversi di episodi che racconta e lasciano così stupiti anche di divertiti. Non abbiamo studiato niente in questo libro, ho calibrato un po' il come trasmettere, ecco, il modo, la forma, il contenuto quello, abbiamo un po'
consiglia di leggere il foglio che appunto fa un mese fa, è un libro che inizia dalla nascita e finisce agli anni d'oggi, alla fine in cui viene scritto il libro, poi è suddiviso in capitoletti molto brevi e diciamo indipendenti, seppur concatenati da un filo logico, nel senso che uno potrebbe anche guardarsi l'indice, lasciarsi ispirare da un titolo, magari che lui dice, si legge quel capitoletto, due o tre pagine, passa più del libro e poi la sera dopo ne riprende un altro, oppure se invece ha più tempo può leggersi un capitoletto. Abbiamo voluto dare questa informazione proprio per dare un po' di freschezza al libro, che sempre un libro che nasce appunto la storia di una persona con disabilità diventava un po' troppo pesante farlo tutto consecutivo, mentre se soltanto in capitoletti con argomenti un po' più fermi, un po' più così anche interessanti. Adesso ad esempio c'è l'Italia in testa mondiale, quando l'Italia vince i mondiali, lui come costituiva amicizie virtuali non solo, uno può estendere da quello e si legge un pochino inerente un po' la parte mondiale, social, la paura e la forza della disabilità. Ovviamente se ci sono domande fatevi pure io intanto le faccio leggere, però se qualcuno avesse delle domande ovviamente sono ben volute, ben gradite. All'interno del libro, per esempio, lui, come diceva anche, è una persona molto sensibile, quindi affronta spesso il tema dell'amore, il tema del bene, eccetera, eccetera. Ovviamente è un po' molto legato alla sua famiglia, in particolare alla madre, a una zia morta quando era ancora molto piccolo, e fa anche una breve riflessione sul bene, e partendo prima cita queste persone a cui lui è molto legato, e poi fa una piccola riflessione e dice: di loro riservo infatti ricordi, oltre agli incredibili racconti della loro infanzia, di un tempo passato per noi lontano. Erano infatti tempi durissimi e non facili, ma tuttavia c'era sempre la forza di farsi coraggio e ancora oggi di godersi ogni momento di festa, non solo accontentandosi di quel poco che si aveva. Tutto il contrario di ciò che viene oggi, quando disponiamo di tanto e non ci soddisfiamo mai. Anche io, pur non si penserebbe, rientro in questa categoria. Vorremmo sempre di più, mentre dovremmo essere felici del poco o tanto che già abbiamo. E anzi, il superfluo dovrebbe essere, scusate, dovremmo invece essere capaci di condividerlo con chi ne ha davvero bisogno. Per fortuna molta gente sta già seguendo questa saggia direzione, ma se ci abituassimo tutti a comportarci così, sono certo che il mondo sarebbe sicuramente meno egoista, più accogliente e di riflesso saremmo tutti più felici. Però mi colpisce soprattutto quando mi dice condividere il superfluo, che anche lui dovrebbe imparare a condividere il superfluo con chi più ne ha. Questa frase in particolare mi ha molto colpito. Lui ha una generosità immensa, cioè pure la sua condizione, lui pensa agli altri. Ad esempio, il cavallo del libro lo dobbiamo fare in cose per la ricerca. La ricerca probabilmente non servirà a migliorare la sua condizione nell'immediato. Pensa ai bambini che verranno, ai bambini futuri, al futuro, a chi potrà essere affetto da questa malattia. Non so, ad esempio, la violenza sulle donne, per ritornare al discorso di prima. Lui si spende contro la violenza sulle donne per il bene delle donne. Lui ha bisogno di bene assoluto, non il bene inteso come mio bene, il tendente egoistico, cerco di coltivare il mio orticello e sto bene. No, ha una visione ampia, un orizzonte allargato verso il bene di tutti, il bene. Lui era esaltatissimo di raggiungere gli studenti oggi, anche se purtroppo non può essere più presente, perché raggiungeva le nuove generazioni. Quindi diceva, io ho molto da dire anche ai giovani d'oggi, perché poi fa presto passare anche il tempo.
tempo e il tempo non va sprecato. Il tempo deve essere vissuto in qualità, non in quantità. Quindi è importante vivere ogni singolo attimo, ogni singolo momento in maniera preziosa, che non vuol dire in maniera elaborata, in maniera complessa, facendo chissà che. Semplicemente alimentando così i propri sogni semplici, alimentando la gentilezza, porgendo un aiuto, una parola di conforto, cose semplici che fanno stare bene gli altri, ma prima ancora di tutto sono la medicina per noi stessi. Perché se noi ci comportiamo in questa maniera, il riflesso va bene anche a noi. Io con Gianni mi avrei sperimentato proprio l'amicizia pura e gli sono grata, diciamo, a questo, perché in tanti altri amici magari un po' più subdoli non traspare questo. Mentre Gianni è proprio così, lui è un libro aperto e quando ha qualcosa da dire te lo dice davvero col cuore. E se può fare una gentilezza, se può trasmetterti un gesto così anche di solidarietà, lui c'è, per dire, lui adesso non sta bene, ha preso un antibiotico, però dite sempre come sta, tutto bene, non so, un abbassamento di voce l'altro giorno, che non ha la voce, cioè pensa ad altri. E invece dovrebbe essere un po' il contrario, nel senso che, però, cioè per dire adesso, magari ancora più racconto questo piccolo episodio che è un po' più una banalità, però per trasmettere la sua generosità. Io ho il Mac come computer, però qui c'è un altro di computer attaccato al e quindi c'è un po' di incompatibilità. Avevo vari cavetti, però poi la pelle mi ha segnalato se avevo un cavetto di un certo tipo per collegarlo, altrimenti o se no trasferire il cavetto a cui abbiamo fatto, però in caso serviva questo cavetto. Siccome lui già ne è una cola, non si ricorda Amazon e quindi clicca, compra la tecnologia, il suo pane quotidiano e infatti mi sono un po' disperata perché poi lui a questo punto cazzo e spende. Spende anche, può fare il cibo, ultima generazione, un telefono e quindi al suo modo superando di investire, ecco. Allora ho chiesto, magari questo pacchetto ce l'ha e gli ho chiesto così spontaneamente, ho chiesto, guarda, tutto bene, mi sono andata con la parete, mi tenevo aggiornato perché poi ci siamo incontrati noi due, ma poi io mi tenevo passo passo aggiornato di quello che decidevamo, perché tipo, è anche suo, anzi primariamente, e ho detto, senti, questo cavetto non è che nella marea delle tecnologie ce l'hai, altrimenti cerco di unirlo. Non ho fatto in tempo a finire il discorso, non l'aveva il cavetto, l'ha acquistato, e mi fa domani ti arriva a casa, e me l'ha fatto, e quello mi fa un'altra pelle, ho detto, questo è il cavetto, ma non ho fatto in tempo neanche a fermarlo, che l'aveva già acquistato, l'aveva già praticamente, aveva già messo in piedi, aveva già fatto spedire a casa e poi l'ho mandata a pelle. Non è servito, nel senso che abbiamo già assunto il computer della scuola, però per dire che lui è così generoso, non è che pensa a se stesso. È vero, mi compra anche il suo, però cavetto per dirti Anna, arrangiati, vai, prendilo. Ma così avrei fatto. Ma io così spontaneamente glielo ho chiesto, ho detto magari ce l'ha, lo condividiamo. E invece non l'aveva, ancora prima di riconoscere che non l'aveva, l'aveva già acquistato per me, per noi, e cioè, tutto con gli occhi, è quello che l'immediatezza, la generosità, l'altruismo, e questo gli fa onore, e quindi davvero, no. Questo suo, addirittura c'è anche un capitolo che ha fatto inizio, per magari se per sì. Questo pensare agli altri nel libro compare più di una volta, quindi nonostante i suoi problemi, le sue preoccupazioni, la sua malattia, il suo pensiero va tanto agli altri, è questo che colpisce veramente, non come diceva prima Anna, giustamente, bene o male, comunque i problemi che tutti possiamo avere, stiamo abbastanza bene, però pensiamo molto a noi stessi. Invece lui pensa sempre agli altri. E proprio un altro passaggio che mi ha colpito è durante uno dei mille ricoveri che lui fa, per esempio all'ospedale di Zorio, a Vigilla Saus, che era un centro appunto di riabilitativo.
una delle quali affette da SMA, atrofia muscolare spinale. La cosa più che mi colpì ed emozionò di quella situazione era osservare la sorellina Sara assistere con affetto e dedizione la sua gemella, che si impegnava in tutto in quello che riusciva a fare per la sua età, con immenso amore. E poi commenta: l'amore è una cosa meravigliosa e ha mille sfaccettature. La notiamo nei sorrisi in giro dei bambini, di fronte agli infiniti gesti di una mamma e di un papà, nel legame di fratellanza, nell'amicizia autentica, che porta ad aiutare anche in momenti di debolezza, nel calore di un abbraccio e nella delicatezza di una carezza che ci dona infinita pace. Pur malato lui guardava la malattia degli altri, guardava il senso degli altri. Magari mi dico un'ultima cosa, poi se qualcuno può potrà chiedere. Ok. Riguarda proprio il capitolo emozioni. E ovviamente lui racconta di come la sua vita alternasse momenti di gioia e momenti di sconforto. Volevo nominare un altro passaggio, perché lui si riferisce anche a un episodio riguardante la notte di San Lorenzo, e siccome penso che tutti facciano una corsia di Pasqua dedicata a quello, ma adesso lasciamo perdere, per non fare riferimenti scolastici. Però c'è un altro episodio che riguarda sempre un suo episodio. Lui, il titolo di questo capitolo, cita una canzone. Spero che qualcuno conosca Battisti, il cantante, e lui chiama il capitolo "Tu chiami se vuoi emozioni", che è una delle canzoni di Battisti più famose, e qui dice: aggiungo che provare sensazioni negative sia normale, se non a volte è necessario dire che sta guardando già. Se le nascondiamo dentro di noi a lungo andare, queste tendono infatti ad accumularsi, rischiamo di modificare la vita già sofferenza in atto. Ma se, nella misura di cui siamo capaci, tentiamo di affrontarle sempre, ogni qualvolta si presentano, ci possono aiutare nel modo in cui percepiamo la vita e nel rapporto con gli altri. Sento un po' di brusio. Grazie mille. Tentiamo di affrontarle sempre, ogni volta che ci si presentano. Ci possono aiutare nel modo in cui percepiamo la vita e nel rapporto con gli altri. Ci aiuteranno a conoscerci un po' meglio, a capire i nostri limiti, le nostre fragilità, e di pari passo prendere coscienza e quindi ad allenarci nell'abilità di oltrepassarla, oppure nel conviverci direttamente. Lo vuoi? No. Praticamente il Papa ci ha risposto, cioè quando dicevano il Papa telefona, chiama, così, vabbè, non ha telefonato, però ci ha scritto una lettera di tramite un suo collaboratore in cui faceva l'apprezzamento per il libro, per la porta, per il curatura, per i danni in questo racconto proprio genuino, e che non era tutti, cioè, poi un libro possono scrivere un po' tutti magari sulla propria vita, però un libro scritto con le condizioni e con degli episodi così significativi, delle riflessioni soprattutto agli episodi che fanno così riflettere, colpiscono così proprio.
qualcosa da chiedere. Lui Gianluca anche ci tiene proprio a raggiungere i ragazzi, perché ha detto loro di solito sono piccoli, molto così grandi, entusiasti, sicuramente avranno mille curiosità da chiedere, non possiamo deluderlo. Io avrei una domanda. Sì. Allora, riguardo alla malattia. Sì. La medicina ha fatto dei passi avanti, nel senso, allora, ci potete aggiornare su qualcosa? Sì, allora, Gianni mi ha detto all'inizio che lui è affetto dalla madre, la madre è tutta cesana, perché in realtà la madre aveva questo gene e poi aveva messo Gianni. In realtà nel libro viene raccontato, Gianni aveva anche uno zio affetto da questa identica stessa malattia. E era il fratello della mamma. Quando lui praticamente era bambino, la mamma andava a trovare questo zio che era allettato in un ricovero, in una casa di cura, diciamo, e la madre andava quotidianamente a trovare questo zio. Gianni era un bambino piccolo e se lo portava, e lui Gianni guardava questo zio. All'inizio lo guardava con curiosità e con interesse, poi gli veniva la sorte di aver diagnosticato la stessa identica malattia anche a lui. E lui, questo suo genio, iniziato a guardarlo non più con gli occhi di prima, ma con gli occhi in prospettiva, di dire anche io diventerò così. E questo zio, era allevato completamente, quindi non poteva andare neanche sulla carrozzina con i pagiami, che prima sfrecciava, adesso sfreccia meno, ma si muove ancora. Vado, fa i suoi giretti, magari un po' più circoscritti, però sale in macchina. Aveva un respiratore, lo dice proprio in quel capitolo, grande quanto un frigorifero. Un respiratore enorme che lo ancorava nella stanza e che lui non poteva allontanarsi. Gianni adesso ha un respiratore così compatto di una valigetta, attaccato dietro alla sua corsina, che gli consente di muoversi, di andare in macchina, di farti vedere i suoi spostamenti. Tra l'altro adesso mi diceva che lui si è caravanguardia, perché mi diceva che dovrà sostituirlo a breve, ci sarà poi una formazione per il respiratore, perché farà ancora più efficiente, migliore, ancora più compatto. Quindi dare un'idea per dire quando lo zio aveva la sua malattia ad oggi, ma basta vedere, cioè sono stati capaci di mille passi in avanti. E basta vedere anche la tecnologia, cioè, tante volte non snobbiamo la tecnologia, diciamo la tecnologia, i cellulari, ha rovinato, e invece visto da un altro punto di vista, certo, l'abuso, l'uso non corretto può rovinare, ma l'uso ad esempio terapeutico come lo fa Gianni, che ha le sue icone, può comunicare attraverso gli occhi con tanti amici, può mettersi in contatto, può essere aggiornato, può proprio entrare in relazione anche con le persone. Questo è un valore aggiunto della tecnologia. Quando c'era suo zio, la tecnologia non c'era internet, non c'era Facebook, non c'era anche questa gamma proprio di canali, per cui anche lo zio poteva chiudersi di fare il pensiero. Lui diceva che quando andava lui era tifoso, adesso magari partono i piccoli, il bambino, e aveva la praticamente la stanza tappezzata di maglie della Juve, di quadretti, si guardava la sua partita in televisore e stop. La televisione più, ma non poteva guardarsi più su YouTube o la farsi stimolare anche la musica. Io sono andata a provarlo l'altro giorno per fare quel breve video per far vedere appunto come scriveva, perché ne avevamo già uno, ma poi ha cambiato computer e ci teneva che fosse aggiornato quel video per farvi vedere proprio la postazione ufficiale. E la sua mamma mi faceva notare che aveva un po' i capelli schiacciati, perché lui ci mette queste cuffie super sofisticate, un modello, e si ascolta la musica e si lascia così anche ispirare dalla musica, per dire lui non so se ho risposto alla domanda, però per dire adesso io non so la ricerca quanto avanza, non sono
sono un esperto medico e non sono dentro nel medica, quindi non vorrei dare una risposta precisa. Però anche solo così, facendo un parallelismo e un confronto tra come era prima, parlo di qualche decina d'anni fa, e come adesso, sicuramente la vita per queste persone è migliorata sotto tanti punti di vista, anche magari i farmaci sono un po' più calibrati, la tecnologia è più avanzata, le comodità sono aumentate e quindi poi sta a noi gestirle nella maniera corretta, ecco, ma come in tutto. Però sicuramente rispetto a un bambino che vedeva lo zio in quelle condizioni che si immaginava, oh mio Dio, tra qualche anno ci sono dentro anch'io e sarò condannato, tra virgolette, passatemi il termine, a star qui fermo immobile, a guardarmi solo la TV e a non poter interagire tranne che mi venga qualcuno a trovare, diciamo, è connesso con tutto. Cioè a volte arriva prima le notizie a lui che a me, che magari devo scrivere l'articolo, cioè hai sentito quello per... c'è veramente sul pezzo, una vista mancata a volte, dico, è proprio curioso, poi la curiosità proprio alimenta la sua voglia di fare, la sua voglia di... E questo l'ha tenuto in vita e lo tiene in vita, una vita vera, non in vita così tanto per, è vita proprio vissuta al 100%, per, al 1000% per come potrebbe fare lui, ecco. C'è un'altra domanda. Volentieri. Volevo sapere, ma il signor Marco, sì. Lui può mangiare tutto o ha qualche limitazione, fa una persona sana? Come... Sì, allora, e lui era un'ottima corsetta, nel senso che una bocca buona, e anzi, suo papà faceva gli spiriti la domenica, polenta, tutte le cose che genuine che piacciono, diciamo, a tutte le persone che abitano il suo campo nella. Il problema è che poi la degenerazione della malattia l'ha portato appunto, accennando proprio all'inizio, le due operazioni più dure, diciamo, hanno un po' gravato di più sulla sua condizione, sono state quella delle respiratore, della respirazione artificiale con questa candela e della PEG, che sarebbe, ne viene parlato anche nel libro, c'è stato un capitolo dedicato, è una candela praticamente che perfora lo stomaco. E attraverso questa camera lui viene nutrito artificialmente. Ha una specie di due beveroni che goccia a goccia scendono e lo alimentano così. Lui fino a poco tempo fa riusciva comunque ancora a mangiare sia tramite pecche, quindi la nutrizione artificiale, sia tramite bocca. Quindi magari le cose un pochino più fatte, per dire, su forma di mousse un po', però il gusto lo sentiva, mentre invece adesso la malattia è un po' avanzata e quindi proprio recentemente si sentiva tanto solo quello. Poi mai dire mai, nel senso che magari qualcosina può migliorare, può ritornare ancora a mangiare qualcosa per bocca. E la masticazione non c'è, nel senso che non può deglutire, poteva deglutire. Adesso bisogna vedere un po' come vanno gli esami, come vanno le cose, magari può essere che può ritornare a assaggiare qualcosa. Una volta era venuta a casa mia, ad esempio, volevo offrire qualcosa, ovviamente lui non potendo, insomma, la mamma mi aveva così, tipo il ghiacciolo per dire, lui fresco, magari qualcosa, sente il gusto, per lui è già, cioè per dire sono cose banali, scontate, il mangiare, il respirare, delle cose che uno dice in default, cioè di routine, io ce le ho e basta. E invece poi quando vengono a mancare uno si rende conto davvero dell'importanza di queste cose. Anche solo, sì, il fiuto, però anche assaporare col gusto un cibo piuttosto un altro, gustarlo, è un piacere anche quello. È cultura anche quella. E quindi, ecco, anche lì è venuto a mancare qualcosa. Però, diciamo, poi lui si tiene sempre in contatto col medico, ha la chat col medico, quindi quando qualcosa sente subito il medico, c'è proprio chat diretta. Anche lì magari lo zio invece doveva passare tramite. Chi per lui rivolgersi al medico, aspettate che il medico dicesse, lui ha la chat, scrive, va col medico direttamente, il pneumologo e così. Ho risposto più o meno, sì. Grazie. 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 Domanda.
Io volevo sapere se, come lui ha assimilato, diciamo, il fatto di essere in questa condizione e se, se lui è riuscito a, come è stato in grado di accettare la sua condizione e se la scrittura che ha condotto negli ultimi anni gli ha permesso di farlo ancora meglio. Sì, allora, lui è, sì, indubbiamente ha accettato la sua condizione perché non sarebbe arrivato fino adesso se non l'avesse accettata. Però questo nulla vieta che comunque i momenti di sconforto, come ci sono per noi, ci sono anche per lui. Siamo esseri umani uguali, quindi magari nella sua condizione è un po' più difficile così superarla, perché se uno, per dire, ha un momento di sconforto, si mette a piangere, si mette a urlare, va a farsi una passeggiata, non so, e lui deve magari un po' calibrare queste cose, deve dipendere dagli altri, un po' il vincolo è quello. Però lui, diciamo che nella sua vita ha cercato sempre di fare dei suoi limiti nella sua forza. Cioè, se lui aveva un limite, cercava di dribblarla in qualche modo e trovare un escamotage per farla diventare il suo punto di forza. Ad esempio, non so, ce ne sono degli esempi che si potrebbero accennare. Anche il fatto, non so, della fotografia. Lui aveva questa passione estrema della fotografia, che a un certo punto riusciva con la mano a cliccare il joystick, a scattare la fotografia, che nel momento in cui non aveva più padronanza delle mani, aiutato dalla mamma, poi comunque la mamma doveva portarlo in giro. Allora, tramite un amico, sono riusciti a ingegnare questo basamento affinché la rete fosse posizionata davanti ai suoi occhi con gli occhi. Cioè lui ha detto, ok, la macchina fotografica si clicca con le mani, non posso usare le mani, mi fermo qua, mi faccio una ragione, no? Non si è fermato lì. Ha detto, ok, non posso usare le mani, però dribblo l'ostacolo e cerco un'alternativa. L'alternativa qui, ad esempio, è arrivata tramite l'amicizia di questo ragazzo, sempre di Polonia, e lui lavora per questo di preciso con una tenda comunque meccanica che ha permesso di costruire questo basamento ad hoc che è la sua carrozzina, e poi hanno trovato questo modo per, adesso per dire, la fotografia può essere una cosa, e poi ci sono tanti altri esempi, ma per dirvi che tante volte anche a noi viene comodo, ok, la mia condizione mi dice questo, mi fermo. D'altronde è una cosa che mi è piombata addosso dall'esterno e l'accetto, cioè anche succube e in maniera quasi rassegnata. Ma anche in questo libro ci insegna che non è così, e ce lo testimonia l'ultima persona nella sua condizione che ha saputo proprio oltrepassare i limiti, che poi non sono dei limiti ma diventano delle possibilità. Io ero curiosa del fatto se questa malattia va a intaccare anche l'abilità cognitiva della persona. Per esempio, nel caso di Gianni mi sembra comunque abbastanza sveglio, indipendente, però se magari in altri soggetti, magari lui nel tempo può andare a prendere qualche capacità cognitiva. Ok, sì, allora, lui no, di mente è proprio presente al 100%, quindi c'è i momenti di sconforto effettivamente, ci sono per tutti, dicevo prima, ci sono anche per lui, magari c'è un giorno che e a top del giorno magari è un po' più giù di morale, più presto, ma in senso magari così normale, come capita a qualsiasi essere umano. La distorsione muscolare di Duchenne è una malattia che colpisce tutti i muscoli del corpo. Quindi ad esempio ha colpito i polmoni, ha colpito adesso sta colpendo un po' più il cuore, perché anche il cuore è un muscolo, e quindi allora, a livello diciamo intellettivo, per adesso non ha avuto deficit, quindi io credo che anche gli occhi, per dire, funzionano bene, sono quelle parti del corpo probabilmente che proprio se verranno colpite proprio
scuola, ecco. E prima lui ha visto, viene raccontato nel libro, quando poi c'è il primo campanello d'allarme della malattia, ha un cedimento alle gambe, che era un male con i genitori dicono probabilmente è un po' di stanchezza dovuta al caldo, al moto, così, invece questo episodio persiste, tornano dal mare, fanno gli accertamenti e viene scoperta questa malattia, le gambe, i piedi, le braccia, le mani, i polmoni, il cuore, è proprio degenerativa nel senso che colpisce gradualmente e peggiora, però si può arrestare, quantomeno rallentare. Se non si può migliorare, si può quantomeno rallentare. E lui anche con gli stimoli, con la sua forza di volontà, con le sue idee, con la sua creatività, è riuscito ad arrivare un po' meglio. Perché anche quando abbiamo scritto questo libro, mi ricordo che quando lui me l'aveva proposto, diciamo, non era molto per la quale, anche perché era una cosa abbastanza complessa, e mi disse il medico, mi ha consigliato di concentrarmi su un progetto, su un diversivo, su un interesse che mi tolga dalla mente l'idea che io sono affetta da una malattia degenerativa. E il mio pensiero, essendo affetta da una malattia degenerativa, va sempre al fatto che della morte, che dovrò morire, che il medico mi ha detto che per la mia salute mentale, psicofisica, chiamata come volete, è bene che io mi concentri su qualcosa di bello, su qualcosa che è su un progetto, qualcosa di creativo che mi dia la possibilità di esprimere tutto quello che posso, ecco, tutto il meglio che ho. E così di fronte a quella frase rimasi proprio spiazzata, perché è una frase di una persona che ti chiede di aiutarlo in questa direzione. Soprattutto noi che siamo fortunati, abbiamo potenzialmente tutto, non me la sono sentita di dire no, e abbiamo preso in mano un po' la cosa. Prego. Allora, lei ha parlato del fatto che aveva stretto una corda amicizia con Gianni, e mi è interessato il fatto, cioè, com'è che vi siete conosciuti, che impressione le ha dato? Sì. Allora, noi siamo, allora, Gianni è classe 1981, e io sono classe 1982, quindi abbiamo un anno di differenza. Colonia è un paese abbastanza, diciamo, piccolo, quindi più o meno come anche capiterà a voi nel vostro paese, di conoscere bene o male chi ha un anno in più, un anno in meno, due anni in più, due anni in meno, i vostri coetanei, ecco, simili. Quindi noi sostanzialmente ci conosciamo da una vita. Non ci siamo mai parlati né frequentati per il semplice motivo che non abbiamo mai avuto, non siamo stati quasi insieme, non abbiamo mai avuto interessi comuni per cui ci potesse essere un punto. Io, come dicevo anche prima, che sono giornalista, quindi scrivo articoli un po' sul territorio e lui Gianni mi contattò in Facebook perché voleva che mi promuovessi un po' di pubblicità. Un po' così per far conoscere sul territorio la sua camminata solidale che fa a quattro passi con Gianni, che questa camminata appunto che dipende di pochi chilometri comunque, così in amicizia, per raccogliere come sempre la destinare in beneficenza. Allora io, come è successo poi molte altre volte, in molti altri articoli ho detto sì, tranquillamente. Qui era il 18, mi sono appuntata anche le date perché poi passatempo, il 18 maggio 2019, e mi aveva assunto un contatto perché la camminata la fanno a giugno, ho detto guarda non c'è problema, Gianni, ti faccio l'articolo, tranquillamente, passami le informazioni. Dopo qualche tempo mi contatto e mi diceva ah, ma io ti ho fatto l'articolo, ma in realtà c'è dell'altro. Mi sta spaventando, da Gianni è tutto possibile. E ho detto, cioè è come dell'altro. Sempre l'articolo pronto, resto lo lancio l'articolo io, che sono un interiore da trasmettere, vorrei scrivere un libro sulla mia vita, proprio cose da dire.
nelle sue condizioni, cioè con questa difficoltà di comunicazione, mi sono abituata a andare a fare le interviste, uno parla, l'altro risponde, gli appunti fai l'articolo. Lì lui fa tutta una compagnia con il viso, mi piace proprio un filo di voce, comunicare con gli occhi, poi una storia impegnativa, comunque fa tanto di dolore, di sofferenza, come abbiamo detto prima. E allora ho detto, guarda, non so, ci penso un attimo e vediamo. Lo dico proprio anche nell'introduzione del libro, accendo questo fatto. E lui, con la sua insistenza solita, che lui è molto temerario, ne ho detto, vai a pensare di che, poi ci risulta magari una visione di punto a me, allora hai deciso. E poi mi disse quella frase, appunto, che disse il medico, che lui aveva bisogno di concentrarsi su un progetto, qualcosa di bello. E lì ho detto, guarda, va bene, accetto, mi metto in gioco anch'io, nel senso che non facciamoci troppe aspettative, partiamo, mi inizia a scrivermi quello che ti viene, mandami quello che hai e poi vediamo come va. E da quel giorno, da quel 18 maggio, lui tutte le sere, tutti i giorni, mi scriveva un posto, una pagina, due pagine, tre pagine, proprio a banda, cioè proprio gli mandava testi, gli mandava testi, io cosa facevo, gli leggevo, mi sistemavo formalmente, me li rimandavo, bravissima, bellissimo, ma sono proprio illuminato in pieno, poi tu volevo trasmettere, e archiviamo. E siamo andati avanti così, giugno, luglio, agosto, tre mesi, tutti i giorni, mi mandava, io tra l'altro all'epoca insegnavo anche, ero giornalista, insegnavo, e quindi giugno, luglio, agosto erano i tre mesi, più o meno, di vacanza, di insegnamento, in cui uno poteva respirare. Mi sono ritrovata con il lavoro serale, perché poi avendo anche famiglia, avevo bimbi e tutto, quindi era un po' complicata la gestione giornaliera, e mi ritrovavo la sera, la notte soprattutto, a aggiustare i testi, mandarli, lui la mattina mi rimandava, mi mandava altre cose, e siamo arrivati poi a settembre, con 100 pagine di Word, tutte perfette, con il formato giusto, la correlazione anche della tempistica, e poi si arriva al discorso adesso, come facciamo di queste 100 pagine di Word? Come realizziamo il libro? A chi chiediamo? E qui c'è anche il supporto della tua associazione, perché loro, essendo un'associazione a condizioni sociali, anche i contributi esterni dallo Stato, però devono dimostrare appunto di avere dei progetti, e hanno detto, noi abbiamo un budget da destinare per la stampa, cioè per la stampa, per un progetto, però dobbiamo comunque avere un progetto valido. E erano stati presentati all'epoca una decina di progetti, che spaziavano non solo di libri, anche altre cose, e il nostro era stato votato all'unanimità come vincente, diciamo. Perciò i fondi che avevano a disposizione loro ci hanno dati per finanziare la stampa del libro, perché poi un libro ha un costo, cioè a voi non sembra, ma anche solo la carta, la stampa, la grafica. E quindi appunto c'è da settembre, ottobre, novembre c'è stata tutta questa fase burocratica, abbiamo definito spessionamente grafica, la stampa, che si sono ben compromettati appunto il discorso delle mail, tutta la burocrazia, che è la cosa un po' meno creativa, impegnativa, e il 9 dicembre poi abbiamo fatto fare varie preventivi a varie case editrici, e siamo sempre andati a fare una casa editrice a Città di Castello, in provincia di Perugia, che era quella che faceva un po' alle nostre esigenze. A te prendiamo tutti i contatti, tutte le varie cose, segniamo il lavoro, e poi loro che ci sono tutto Natale non assicuriamo, lui già mi ci teneva di uscire a Natale, perché Natale è il periodo, non so, dei pensieri, era un periodo comunque favorevole. Allora, la casa editrice mi fa sapere qualcosa, e guarda, mi sono presi, quando ci spediscono questi libri, ci faranno sapere. E poi è arrivato il 9 dicembre 2019, che mi è arrivato con un sangue della casa editrice del GLS, che consigliava i libri, e dove li consegnavano per mandare un indirizzo, un recapito, e l'abbiamo fatto consegnare appunto a papà mia. E quando sono arrivati proprio in questi stati uniti, poi rimasero 500 libri. Cioè, non sono... Cioè, quindi abbiamo esposti 15, per dire, ma 500 sono in una scatola da 100, è un lavoro
quando abbiamo il libro tangibile che ha una notizia che gli chiede. E lui ha consegnato il fatto pomeriggio alle pronto. E fa il foto, lo mandiamo su Facebook, la postiamo, facciamo questo testo, però bisogna passare alle 20 e non so quale orario, perché lì è l'apice delle visualizzazioni. E insomma, martellante. E poi è seguito tutto quello che avete visto, è una cosa stupenda. Quindi adesso Raffaele mi fa io voglio non so se qualcuno ha qualche altra domanda, se no vedo che l'ora e mezza è trascorsa. Se vuoi dire un'ultima cosa tu, ecco, io volevo solo davvero ringraziare, mi raccontata voi per l'attenzione e per la collaborazione massima che ho riscontrato, perché va bene, ma adesso sono un po' timidi, non so le domande, ma siete stati stupendi e attentissimi, e quindi grazie. Poi ringrazio il dirigente Giovanni Montanaro, la vicepresidente Annalisa Bertolini, il professore in particolare, il professor Raffaele Marbella, perché ci ha dato proprio la buona vita. Ci ha permesso davvero di raggiungere la scuola con questa bella iniziativa e vi auguro davvero una splendida continuazione, i vostri sogni davvero possano concretizzarsi. Io ringrazio ovviamente Anna per la